Buongiorno a tutti. Allora, oggi presentiamo la riparazione di un amplificatore DAD Live 12A. Allora, su questo amplificatore abbiamo riparato sia la parte di alimentazione, ora è già acceso, che la parte audio, sia riferita alla parte, diciamo, dei bassi, la sezione dei bassi, che la sezione del tweeter con il MOSFET che è qui sullo chassis. L'abbiamo riparato, è perfettamente funzionante, il cliente ce ne ha mandati due degli stessi moduli di amplificazione, questo però era quello nello stato peggiore. Allora, proviamo, gli ho già inserito un audio in ingresso, quindi il comune, la massa è comune, quindi proviamo sia la sezione dei bassi che la sezione degli alti. Allora, questa qua è la sezione dei bassi, eccola qua, sto provando ad alzare il volume. Non so se si vede, se si sente anche. E sta funzionando perfettamente. E poi la sezione degli alti invece è questa qui. Questa è l'uscita. Eccolo qua. E sta suonando. Quindi è tutto a posto. Questo è stato riparato perfettamente. All'inizio c'era un grave problema, dove praticamente la duale generata, quindi la tensione che genera lui tramite i due ponti raddrizzatori, non era simmetrica, quindi avevamo una meno 20 volt rispetto a una più 37. Giustamente, con questa differenza di tensione i finali tendevano comunque ad andare in corto ed esplodere. Adesso è stata ripristinata tutto quanto, abbiamo cambiato anche i condensatori. Quindi una volta cambiati è tornato tutto a posto, abbastanza stabile, e ora funziona perfettamente. Siamo stati attenti soprattutto alle dimensioni, perché poi devono avere le giuste dimensioni sia in altezza che di diametro. Riproviamo la sezione dei bassi. Eccolo qua che sta suonando. Perfetto. Grazie a tutti e buona giornata.